che sapiente uso dei colori. Mi chiameranno Rembrandt dopo questo. Piano, piano. Me la cavo bene. Stai dipingendo? Di nuovo? Aspetta un secondo. Ehi, ehi, ehi! Che succede qui? Bei baffi, caro! Cavolo! Ehi, cacciala via! Diventa ogni secondo più difficile! Oh, cavolo! Via dal mio dipinto, Chloe! Oh. Wow! Guarda che laboratorio d'arte! Buongiorno, studenti! È l'ora della sfida e ci sarà un solo vincitore. Sei sul mio lato. Silenzio e prendete i pennelli. Sapete cos'è, vero? Miau è la parola chiave. Oh, adoriamo i gattini. Non esco mai di casa senza. Mi piacerebbe fosse più realistico. Ma certo, so cosa fare. La soluzione è sotto il mio naso? Sì. Tracciamo i contorni di un pugno, così. Sembreranno quelli di un gattino. Poi passiamo al corpo. Non è carino? E ovviamente la lunga coda. E un musetto dolce che sta sempre bene. Carino. Non male come prima volta. Vero, signor Baffetti? Vabbè. Pennelli! Bene! Guarda e impara! Oh! Ce l'ho! Il mio numero fortunato! 7! Ta-da! Interessante! Ma non è quello che intendevo! Oh, oh! Ok! Che ne dice di questo? Sembrano semplici numeri, vero? Sbagliato! Sono linee che formano un gattino! Sembra familiare? Questo gattino mi farà vincere! Guarda che sorriso! Oh! Oh, molto meglio! Vediamo cosa avete fatto! Ottimo lavoro! Grazie! Siete stati bravi entrambi! Ehi, ce l'abbiamo fatta! Pronti per la prossima sfida? Guardate con attenzione! Capito? Disegnate! Sì, ma certo! Penso di riuscirci! Solo un cerchio? Non credo proprio! Vedete quello che vedo io? Gli occhi sono bellissimi da disegnare! Il trucco sta nei dettagli! Per esempio, la pupilla! Questo la renderà più realistica! Un momento! Ce l'ho! Mi serve solo l'ispirazione! Bingo! Ora sono ispirata! Copia e incolla! Carino! Ehi, prof! Guardi un po'! Cosa? Ti piacerebbe averlo fatto tu, eh? Oh, non è giusto! Oh, carino! Ma non è neanche un suo disegno! Niente copioni nel mio studio! Già! Ok! Vuole un disegno originale? Ho praticamente vinto! Penne sul banco! Ecco, è un occhio, no? Almeno ci hai provato! Chiedo scusa! Ehi, prof! Guardi un po'! Molto realistico! Grazie! Oh, chi è l'unicorno più dolce? Ho avuto un'idea! Disegnerete un unicorno! Ok, penso di farcela! Oh! Ehi, aiutami! Dobbiamo farlo da soli! Oh, fammi dare un'occhiata! Ok, ok, ho capito! Ma certo! Stavolta userò un po' di creatività. Con questi fantastici rulli stenderò il colore in maniera più pulita. Giusto? Decisamente semplice. Con due mani.
Fantastico. Sì. Molto bene. Da mostrare con orgoglio. Wow, quei colori sono incredibili. Bellissimo. Oh no. Sul serio? E il tuo? Oh, intende questa robetta? In tre dimensioni? Ah! Devo andarmene da qui. Dovrebbe esserci un avvertimento prima. Cosa? E mentre il sole tramontava sulla fattoria, la famiglia entrò in casa. Ehi, è la mia parte preferita. È tornato. Ho detto niente cetrioli. Oh, disegnate una rana, ok? Questa è la prossima sfida. Non sembra complicata, vero? Oh, David sembra molto sicuro. David, guarda. Lì, lo vedi? Questo lo prendo io. Questo trucco sarà epico. Ecco il pennarello. Nulla? Sarà volato via. Ora disegniamo la rana perfetta. Una volta tracciato il corpo, il resto è semplice. Queste linee uniformi renderanno il disegno perfetto. Passiamo agli occhi. I dettagli la renderanno eccezionale. Ora tocca al colore. Occhio alle zampe. Bene. Un altro tocco di colore qui. Sarà così realistica che salterà via. Sono un genio. Eh? Che diamine è questo? Tutti i segni portano a... Chloe. Che imbrogliona. Almeno sono intelligente. Fatto. E una coca grande. Grazie. Ragazzi, avete finito? Sembrano molto simili, ma vanno bene. Quella di Chloe è un po' malandata. David vince questa manche. Sì! Wow! Sono delle cuffie? Ehi, Chloe! Ehi! Ehi! Le cuffie? Oh, ok. Bene, vedete questo? Vi servirà di ispirazione per il prossimo quadro. Sì, cosa c'è più bello dei fiori? Tutto sta nel cominciare bene. Per esempio, io parto dal centro, poi mi sposto verso l'esterno. Inizia a diventare un vero fiore. Devo solo aggiungere i dettagli e renderlo uniforme, senza trascurare il gambo. Ta-da! Disegnare un fiore è più difficile di quanto sembri, a meno che... Snip, snip! Cosa? Altri arnesi? Fatto! Creare è complicato. Wow! Bellissimo! Non fatelo a casa, ragazzi! Ho quasi finito! Fantastico! Mettiti al lavoro, socio! Guarda come si muove! Sta facendo un ottimo lavoro! Divertente! E quel pattern è molto interessante. Sono proprio colpito. Finito, prof! Ta-da! Wow, sono entrambi particolari. Due vincitori. Non importa che tu sia un nerd o un rocchettaro, chiunque può liberare il proprio talento. E tu, faresti una sfida di disegno? Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora.